E ben trovato al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, grazie per aver accettato il nostro invito. So che sono ore importanti per voi sindaci schierati in prima linea per cercare di fronteggiare un'emergenza senza precedenti, una vicenda che resterà sicuramente impressa nelle pagine di storia, ma vorrei per iniziare, sindaco, che lei ci restituisse innanzitutto quanto sta accadendo proprio nella città di Taranto. Qual è la situazione? Quanti casi avete registrato? Ma buonasera a voi, grazie dell'invito e dell'attenzione per Taranto. Devo dire che ci sono aspetti positivi, insomma, alla data odierna e altri che vanno considerati ancora con grande cautela. Se c'è un aspetto positivo è che questa città, che è una città molto grande, come sapete 200.000 abitanti con tutto il suo agglomerato periferico, sta rispondendo tutto sommato in maniera molto disciplinata. Certo, specie negli orari diurni, i supermercati, le farmacie, quelle attività che sono previste dai vari DPCM che si sono susseguiti a Roma, ovviamente vedono qualche situazione di attenzione, di tensione, però tutto sommato la città risponde bene e credo che anche il complesso di azioni amministrative che abbiamo messo in campo, coordinate con le forze dell'ordine, in qualche maniera fino a prova scientifica contraria, come dire, ci dà ragione, nel senso che i numeri al momento rispetto alle altre province pugliesi sono tutto sommato contenuti. Se c'è invece un aspetto che ancora, come dire, desta preoccupazione è che per esempio noi abbiamo grandi opifici, come voi sapete, a cominciare dall'ex Ilva, non è ancora chiaro se si tratti di attività essenziali, non è ancora chiaro quali misure si stiano adottando per evitare situazioni di contagio, di pericolo in mezzo a migliaia di lavoratori che a fine turno prevedibilmente tornano nelle loro famiglie. Però devo dire, ecco, ripeto, che tutto sommato il territorio sta rispondendo in maniera disciplinata e ci attendiamo, insomma, da qui a qualche settimana un'evoluzione del trend del contagio, non necessariamente in senso negativo. Avete messo in campo misure stringenti di sicurezza, come del resto anche nella provincia di Taranto. Qualche giorno fa ce lo ricordava proprio il Presidente, il suo collega Giovanni Gugliotti, ma al contempo lei citava la questione dell'ex Ilva. Ovviamente ci sarebbe la necessità di chiudere anche quello stabilimento per stare tutti un po' più sicuri. E proprio in queste ore un consigliere comunale, se non sbaglio il consigliere Battista, ha denunciato un incidente avvenuto proprio all'interno dello stabilimento, che è stato ripreso anche da alcuni quotidiani nazionali proprio in queste ore. Ma guardate, voi avrete sicuramente insieme a noi letto l'ultimo DPCM, in particolare di Palazzo Chigi, a noi non sembra che tra le attività essenziali ai fini del contrasto all'epidemia ci sia la produzione dell'acciaio, però avete anche letto che in quel dispositivo la competenza di dirimere queste questioni è in capo alle prefetture. Noi proprio oggi abbiamo scritto a Sua Eccellenza il prefetto di Taranto per chiedere un chiarimento, facendo nostre quelle che sono le istanze che arrivano in queste ore da tanti cittadini preoccupati, dai lavoratori, dalle stesse organizzazioni sindacali. Sarà la prefettura, che ripeto ha la competenza in questo momento, chiarire se quella è un'attività essenziale o meno, se debba fermarsi o meno e con quali misure debba fermarsi. Quello che poi accade altro dal coronavirus all'interno dello stabilimento è noto alle cronache, nel senso che dal nostro punto di vista, credo che tutti quelli che ci seguono conoscano l'intensità delle nostre battaglie e la nostra posizione ormai sull'ex Ilva. Quello stabilimento secondo noi non ha un controllo, una gestione ottimale, non progrediscono le manutenzioni come non progrediscono le bonifiche, è uno stabilimento che così com'è presenta molti rischi oltre a quelli del coronavirus. È evidente che in questo momento il governo è preso da altre emergenze, ma speriamo quanto prima che anche sulla vicenda Ilva si ritorni a convocare un tavolo importante istituzionale per capire il futuro dell'ufficio quarantino. Venendo invece al tessuto produttivo della città più in generale, quanto contenuto all'interno del DL Cura Italia ha trovato la soddisfazione degli operatori della città di Taranto e la sua approvazione? Come lo ritiene? Ci sono sicuramente dei correttivi da applicare? Noi purtroppo ci siamo espressi con molta prudenza perché abbiamo trovato misure
come al solito un po' assistenzialiste per alcune categorie, questo è innegabile. Non pensiamo che ci siano modifiche strutturali per un tessuto economico che dopo questa crisi avrà molta difficoltà a ripartire. Taranto è una città che stava avviando una sua transizione, stava modificando il suo modello di sviluppo e abbiamo registrato negli ultimi mesi anche un grande fermento, un grande dinamismo in attività nuove, in attività sostenibili, in attività altre dalla grande industria. Speriamo di poter riprendere quanto prima e riuscire a sostenere le nostre imprese in questa direzione. Per gli enti locali e per questa transizione devo dire che nell'ultimo provvedimento di governo c'è veramente poco, però è anche vero che è un provvedimento dettato dall'emergenza, dall'urgenza. Io credo che tutti quanti in questo paese dobbiamo fare lo sforzo, quando ci saremo messi alle spalle questa emergenza, di capire che deve cambiare la struttura del nostro modello economico, dobbiamo alleggerire la burocrazia, dobbiamo insomma fare finalmente quelle revisioni che da troppo tempo rimandiamo, perché altrimenti sarà complicato per tutti rialzarsi. Sindaco, la città di Taranto sta dando un notevole contributo proprio a tutta la regione Puglia. Alcuni ospedali della vostra città rientrano nella rete Covid-19 della regione. Sì, devo dire che non è il momento delle polemiche, nemmeno della politica. Rispondiamo alla chiamata positivamente, con grande entusiasmo. Vanno ringraziati i nostri medici, paramedici, le forze dell'ordine per quello che stanno facendo anche nei presidi ionici. E però spero che finalmente anche questo valga di lezione per tutte le istituzioni, per chi ha titolo per disciplinare questa materia. Non possiamo continuare a parlare della specificità di Taranto in tema ambientale, di salute, non possiamo continuare a raccontarci che la salute è al primo posto di ogni valore e poi puntualmente lasciare indietro specie la sanità tarantina in termini organizzativi, in termini economici, in termini operativi. Io spero che quando sarà passata l'emergenza anche con la Regione Puglia ci sarà un momento di riflessione, di riqualificazione forte dei nostri presidi. Taranto se lo merita e credo che anche per come stia rispondendo in questa emergenza debba essere all'ordine del giorno che la seconda città pugliese, tutto sommato per importanza, per grandezza, debba avere una sanità di eccellenza. È arrivato il momento, insomma, di passare dalla teoria ai fatti. Sindaco, concludendo, quale messaggio rivolge ai suoi concittadini e a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando? Ma vedete, forse sarò eccessivo, però l'Italia sta vivendo quel dissidio che Taranto conosce bene, le porta le ferite addosso da tanto tempo, il dissidio tra la salute e l'economia. Io credo che a tutti noi in questo momento è chiesto un grande sacrificio, sicuramente in termini economici, in termini di abitudini, però la salute è il bene che primariamente dobbiamo tutti quanti rafforzare e proteggere. Io credo che Taranto può dare un piccolo insegnamento anche ad altri territori da questo punto di vista e penso che nella misura in cui continueremo a essere disciplinati e quindi a contenere il contagio, come grazie a Dio sta avvenendo in Puglia ma soprattutto in questa provincia, tanto prima ne usciremo e potremo rimetterci al lavoro per riprogettare, insomma, quello slancio che già avevamo avviato su questo territorio.